Bene, buonasera a tutti. Vi invito a prendere posto. Il programma della serata è piuttosto ricco, quindi cerchiamo di cominciare. Bene, un cordiale benvenuto a tutti, a tutte, da parte mia, a nome del Museo Etnografico. Mi chiamo Marc Bertogliati, sono il curatore. Questa serata inaugura un ciclo di incontri e di conferenze voluto per riflettere sul confine, sulla frontiera, e a questo scopo abbiamo invitato degli ospiti che ci introdurranno al tema della frontiera in epoca globale. Prima però di introdurre questo ciclo di conferenze di cui vi dirò di più, vorrei chiamare sul palco il direttore Walter Angonese per un benvenuto da parte dell'Accademia che coorganizza questo ciclo di conferenze. Bene, grazie dell'invito, grazie di essere qua a nome dell'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana. Vi do il caloroso benvenuto per questa manifestazione che personalmente mi interessa molto, anche se purtroppo per un altro impegno potrò seguirlo solo via streaming magari o via YouTube più tardi. Riflettere sui confini è un tema interessantissimo. Dal mio accento capirete che anch'io sono un uomo di confine, provengo dall'Alto Adige, su Tirolo in Italia, ma comunque, come lo sentite, una barriera, anche con una barriera linguistica, ma provengo anche dalle montagne. Il tema dei confini è un tema interessantissimo che potevamo sperimentare in l'ultimo diploma che il nostro professore Mukpetset ha curato per l'Accademia, con i professori dell'Accademia, gli studenti dell'Accademia, a Chiasso. E ci siamo resi conto in questa occasione che il tema del confine è un tema molto attuale, perché è una proiezione verso la storia, ma nello stesso momento una proiezione che richiede un'analisi verso il futuro. Intanto, come detto, è una cosa importantissima. E poi un altro discorso che volevo dire, prima abbiamo un attimino sentito, mi sono sentito con il collega Ferrata, il confine è legato anche alla questione geografica, geologica, sono temi che chiaramente toccano molto anche l'architettura. La tettonica è una parola che usiamo sia noi che i geografi, e ci sono molti elementi all'interno di questo ciclo che voi organizzate, che ovviamente sono attraenti anche per una scuola di architettura. Ma questo edificio vorrebbe essere molto di più. Voi sapete che l'Accademia di Architettura è una scuola di successo, riconosciuta in tutto il mondo, famosissima, abbiamo professori da tutto il mondo. Nello stesso momento però noi siamo consci che questa internazionalità non è possibile senza avere un grande rispetto, un grande sguardo anche sul territorio. E questo è stato fino adesso, sotto il mandato di Mario Botta, sotto il mandato di Riccardo Bluma, che mi hanno preceduti, uno degli obiettivi importanti di relazionarsi ai diversi livelli in modo interdisciplinare con il territorio. Il teatro dell'architettura nel quale ci troviamo per noi è molto di più che uno spazio espositivo, uno spazio didattico, è un grande incubatore culturale. E la prossima manifestazione, questo posso anticipare, prevediamo di farlo al piano terra, perché da settembre in poi, dall'inizio del semestre in poi, vorremmo utilizzare proprio questo spirito del piano terra, come è stato ideato da Mario Botta in termini di un teatro anatomico. Vorremmo usare questo spazio per avvicinarsi ancora di più a questa pretesa di un incubatore culturale. Io auguro a questa manifestazione un grande successo, sono molto interessato anche al prossimo incontro che avremo o che avrete qua in questa sede in ottobre, sperando già al piano terra, e auguro successo e grazie mille.
Un'ultima cosa, non ci lega solo il territorio, ma ci legano collaboratori dell'Accademia che sono connessi con voi. Ho sentito da Enrico che farà o sarà il curatore della prossima vostra pubblicazione. E come detto, noi siamo sempre aperti a queste collaborazioni con la dimensione culturale del territorio. Grazie. Grazie mille a Walter Angonese per le splendide parole, per l'introduzione che ci permette di entrare in materia. Ormai perché abbiamo voluto un ciclo di conferenze e incontri sul confine? Ma innanzitutto perché si inserisce nell'ambito di una mostra intitolata Pezzi di frontiera, geografie e immaginario del confine. È una mostra che è stata inaugurata lo scorso anno, proprio nel periodo del confinamento, della pandemia, quindi con mille vicissitudini, perché volevamo proprio inaugurarla alla fine di marzo e poi per vari motivi, lo sapete, i musei poi hanno dovuto poi posticipare la loro apertura nel mese di giugno, inaugurandolo anche un po' in sordina. E quindi proprio quest'anno, a partire da questo settembre, abbiamo inteso organizzare questa serie di incontri proprio per rilanciare un po' l'interesse verso una tematica che è di stretta attualità naturalmente, ma anche molto multiforme, molto dinamica, e lo vediamo giorno per giorno perché ogni giorno in pratica i media ci danno spunti di discussione, di confronto, di dibattito, anche di, in fondo anche di conflitto. Si passa dalle tematiche legate alla geopolitica del virus, come è stata chiamata, e da lunedì, lo sapete, avremo un ulteriore confine, un ulteriore checkpoint che è stato imposto per cercare di contrastare la pandemia. E poi da qui si arriva alla tematica poi delle migrazioni, strettamente connesse alla situazione internazionale, ai conflitti, sempre purtroppo di stretta attualità, fino alle sfide della globalizzazione e alle emergenze planetarie da cui dipende il futuro, il nostro futuro in sostanza. E quindi molteplici percezioni, molteplici chiavi di lettura e rappresentazioni, e la storia, o meglio la geostoria delle frontiere, è poco conosciuta in realtà, e forse proprio per questo motivo, perché è un tema molto dinamico, è un caleidoscopio estremamente complesso, che diviene sovente preda anche dei movimenti identitari. Quindi abbiamo voluto anche nella nostra mostra riflettere, partire chiaramente come nostro approccio solito dalla realtà della Valle di Muggio, che è una valle in cui il nostro museo opera, che respira la frontiera, la vive proprio in modo molto intenso, perché è a cavallo delle frontiere e vive queste dinamiche da secoli o da millenni, si potrebbe dire. E appunto si è voluti partire naturalmente dalle dinamiche locali, per poi estendere però lo sguardo, come il nostro solito approccio, allo sguardo un po' più globale e all'attualità. E quindi è con vivo piacere che vi accolgo questa sera a nome appunto del Museo Etnografico della Valle di Muggio, che collabora con l'Accademia di Architettura, con il Laboratorio di Storia delle Alpi e il Cineclub del Mendrisiotto, in questo ciclo di cui posso già darvi, questa serata è pensata come un'introduzione, intitolato Ripensare i confini, per dare qualche spunto. Il primo evento sarà proprio questa conferenza, a cui seguirà poi nel corso del mese di ottobre, il 21 ottobre, un workshop, un pomeriggio di studi dedicato alle terre di montagna, alle terre alte, e in particolare all'abitare, quindi alle tematiche legate al recupero della montagna, che nel corso del XX secolo si è marginalizzata, per poi però riscoprire una nuova centralità. E poi seguirà una conferenza il 12 di novembre, In cammino sul confine,
con delle testimonianze di viaggio, di diari, di percorsi lungo il confine, che presenteremo a Balerna, sala dell'Annunziatura, dove presenteremo un libro di Alberto Paleari e vuole essere un omaggio al giornalista Erminio Ferrari, che lo scorso anno è tragicamente scomparso proprio in montagna, in dialogo con altre personalità della regione, del Mendrisiotto, che hanno percorso il confine e hanno anche loro vissuto, insomma, e hanno vissuto e documentato queste tracce della frontiera. E poi nel corso del mese di gennaio fino all'inizio di febbraio, in collaborazione col Cine Club del Mendrisiotto, verrà presentato una rassegna di film e documentari legati alla frontiera, varie zone geografiche, varie angolazioni e chiavi di lettura, per poi in primavera arrivare al nono incontro, che sarà un altro pomeriggio di studio, reinterrogare le frontiere, legato piuttosto all'antropologia dei confini. Anche lì, con lo stesso approccio, verrà presentato un volume di recente pubblicazione. E infine una serata evento di cui non voglio, non posso dirvi di più, ma che vuole essere una degna conclusione, e con la partecipazione anche di autori di eccezione, legata alla letteratura di frontiera, che è un'angolazione che riteniamo molto molto importante e che solo in piccola parte abbiamo potuto toccare nella nostra mostra. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e vado a presentare il primo relatore di questa sera, che ci farà un'introduzione sui confini con il suo contributo, che è intitolato Pensare la frontiera per comprendere il mondo globalizzato, il confine e il territorio. È Claudio Ferrata, che è geografo e si occupa di cultura del territorio e di urbanistica. Si è formato in geografia umana all'Università di Ginevra e poi ha completato gli studi presso la medesima università, ottenendo un diploma in architecture e paysage e un dottorato poi in scienze economiche e sociali. È stato docente di liceale per molti anni e autore di molti libri, di cui vi presento l'ultimo, che è un vero e proprio manuale che documenta appunto l'evoluzione del paesaggio e della sua percezione, e riflette su questo concetti, sui concetti legati al paesaggio in epoca attuale. E penso che mi fermo qui e lascio la parola a Claudio. Bene, buonasera, grazie naturalmente per l'invito agli amici del Museo Etnografico della Valle di Mugio. È un piacere poter intervenire anche davanti a un pubblico reale, non davanti a uno schermo, no? Un'esperienza che abbiamo praticato parecchio negli ultimi tempi. È anche un piacere intervenire su un tema come questo, quindi la questione delle frontiere. Io devo dire che non sono uno specialista della questione delle frontiere, però in realtà è dal primo esame di geografia politica che mi sono confrontato con le frontiere. Ho lavorato spesso sul tema delle frontiere, con Coscienza Svizzera abbiamo fatto una pubblicazione sulle frontiere in Svizzera. Percorro, come tutti noi che abitiamo nelle zone di frontiera, l'area a cavallo tra la frontiera, e visto che c'è Enrico Sassi sono obbligato a citare le derive urbane che faccio da diversi anni con lui in modo informale, che sono sempre su temi di frontiera. Ci lasciamo sorprendere da quello che succede al di qua o al di là della frontiera. Ecco, quindi è inutile dire che si tratta di un tema di grande attualità. Vediamo se funziona. È questo? Sì. Allora bisogna iniziare questa riflessione sulla frontiera, pensare la frontiera per comprendere il mondo globalizzato. Le rappresentazioni, le idee, le visioni sono spesso contraddittorie. A caso, il mondo è piatto, no? dell'economista Thomas Friedman, Le Monde Diplomatique diceva
Occorre abolire le frontiere. Recentemente un sociologo inglese, Furedi, ci ricorda, ribadisce che i confini contano. Qualche anno fa Régis Debray ci diceva che occorre fare un elogio alle frontiere. Ecco, quindi che cosa sta succedendo? No? Su questo tema sembra esserci un po' di confusione. E devo dire che il titolo stesso del mio intervento contiene un paradosso, perché frontiera, mondo globalizzato, no? Sappiamo tutti che negli ultimi decenni la globalizzazione ha sconquassato l'organizzazione e le gerarchie degli spazi, no? E ha creato un importante conflitto tra lo spazio dei flussi, quello delle logiche reticolari, e lo spazio dell'abitare, lo spazio della politica, quindi uno spazio che risponde a logiche areolari, se si vuole, no? Il territorio è per molti sempre meno l'ambito prioritario delle decisioni e dei diritti politici. Le decisioni sono spesso prese altrove, ci sfuggono, non siamo in grado di essere informati su determinate decisioni che avvengono al di là dei nostri confini. E da una parte coloro i quali controllano gli stock, quindi il sapere, i brevetti, le divise, possono approfittare dei flussi per trarre dei grossi vantaggi, per arricchirsi, mentre chi non dispone di questi stock diventa il burattino dei flussi, no? Quindi c'è effettivamente una contraddizione nei sistemi di funzionamento spaziali contemporanei. È vero che il mondo è ancora fatto di differenze, che l'economia globale non dimentica mai di prendere in considerazione per le sue operazioni, anzi, gioca sulle differenze, no? C'è una divisione del lavoro internazionale che si è rinnovata, e questa fa sì che la produzione di beni sia ridistribuita nelle varie parti del mondo in funzione delle opportunità e dei costi di produzione, essendo quelli di trasporto diventati praticamente ininfluenti. Quindi le frontiere non sono sparite, no? Le frontiere sono presenti. Questa era l'immagine che mi serviva per il discorso che ho appena fatto, quindi due tipi di logiche. Le frontiere, malgrado quanto abbiamo detto, sono presenti, anzi, come diceva uno studioso qualche anno fa, non si è mai tanto negoziato, delimitato, demarcato, pattugliato quanto oggi. Sono state costruite oggi e negli ultimi anni numerose nuove frontiere, poi vedremo quale conformazione queste nuove frontiere hanno preso. Anche il territorio statale, no, con i suoi confini, per l'appunto, è ancora lì, e queste nostre frontiere, questi nostri confini continuano a contenere e a designare un insieme spaziale che ha acquisito una sua coesione politica. Cosa sono queste frontiere statali? Sono una sorta di piano di separazione, di differenziazione dei rapporti di contiguità tra sistemi politici, sono anche degli elementi di contatto, no? Quel geografo di cui avete visto il passaggio, anzi che state ancora vedendo il passaggio, Michel Fouché, parla di diadi, tratti di confine comune a due o più stati, e quindi nel mondo esisterebbero, secondo i dati di questo studioso, 311 diadi su 261.000 rotti chilometri di frontiere. Insomma, date più volte per morte, le frontiere sono ancora lì, condizionano le relazioni internazionali, condizionano le questioni regionali, condizionano le questioni nazionali, e fin qui siamo d'accordo. Però qual è il problema? Il problema è che le frontiere sono cambiate e richiedono una nuova lettura.
È quindi importante interrogarsi su cosa sia una frontiera oggi e per l'appunto interrogarsi su cosa sia una frontiera oggi significa interrogarsi sulle dinamiche, sulle logiche di questo nostro mondo globale. Allora permettetevi così di fare un passo indietro, di fare una riflessione che parte un po' da lontano, magari anche un po' classica, poi Juliette Fall ci penserà a attualizzare la riflessione sulle frontiere, ma mi sembra comunque importante riprendere alcuni elementi, perché effettivamente non esiste frontiera senza territorio. Il limite è consustanziale all'idea di territorio. E a cosa servono queste frontiere? Anzi, sarebbe meglio dire a che cosa servono i limiti, perché la frontiera appartiene alla grande categoria dei limiti, no? Che sono in stretta relazione con le nostre vite. La nostra lingua registra tutta una serie di tematiche che ci rimandano al limite, la divisione, la soglia, evidentemente il confine pubblico, privato, dentro, fuori, interiorità, esteriorità, la stessa lingua naturale è un limite alla comunicazione, no? No? La nostra semiosfera che arriva fino a un certo punto e poi per continuare la discussione dobbiamo passare a un'altra lingua, a un altro strumento di comunicazione. Ecco, anche le relazioni interpersonali, quelle che sono studiate dalla prosemica, sono strettamente legate alla nozione di limiti. Se avremo un attimo di tempo, alla fine riprenderemo magari questo discorso. Quindi, insomma, il limite e la frontiera e il confine sono sempre presenti nella nostra quotidianità. Sono delle invarianti biosociali, sono, si potrebbe dire, antropologicamente e culturalmente definite e io penso anche sia corretto dire ci sono necessari limiti, frontiere, eccetera. Poi dipende quali limiti, dipende quale frontiere, magari ci arriviamo. E il mito, per prendere un po' la rincorsa nella riflessione, il mito ci aiuta a capire questa questione, no? Pensiamo ai rituali di fondazione della città romana. Il limite religioso della città, il pomerium, veniva tracciato da un aratro di bronzo al quale erano giogati un toro bianco e una vacca bianca. Il percorso doveva essere svolto al momento della fondazione della città in senso antiorario, e nei punti in cui avrebbero poi dovuto aprirsi le strade, le porte, eccetera, veniva sollevato il vomere dell'aratro e trasportato per tutta la lunghezza dell'apertura. Lungo il solco scavato dall'aratro venivano poi erette le mura della città. Quindi il sulcus primigenio, il solco primigenio, fondava lo spazio della città. Quindi questo limite è, fortemente ancorato alla terra, quindi al territorio, come abbiamo detto prima. Sanciva ciò che stava dentro rispetto a ciò che era fuori. C'era anche una dimensione legata forse a una violenza originaria, a un sacrificio forse inevitabile e strettamente collegato all'idea di limite. E occorre anche dire che il limite è, oltre ad essere strettamente legato a una componente del territorio, intrattiene delle forti relazioni con l'idea di potere. La prima funzione del rex, cioè di colui il quale deteneva il potere, era quella di regere fines, di tracciare i confini, di stabilire i limiti. E questo è un dipinto che ho scoperto preparando questa relazione sulle frontiere, un dipinto di fine Cinquecento che ritrae una ieratica Elisabetta I di Inghilterra. È un'immagine molto forte che sottolinea questo rapporto tra il potere rappresentato dalla regina e lo spazio che consiste nella carta che si trova sotto i piedi di Elisabetta I. Quindi
il segno di un controllo, il segno di un dominio su terre e mari, il controllo di un territorio. Quindi rende bene l'idea di una territorialità, si potrebbe dire, di una territorialità politica emergente. Quindi questo tema del territorio, quindi del limite, ma del territorio, che è un'idea ritornata in forza, no? In ambito politico, ideologico, identitario, anche in ambito urbanistico, un'invenzione fondamentale, dice uno storico molto interessante, del quale ho letto un testo che si intitola Dentro i confini, che è Charles Mayer. Il territorio quindi è condizione, fondamento dell'esistenza di una collettività e di una società, ed è attraverso un processo di appropriazione, attraverso appunto delle relazioni di territorialità, che lo spazio diventa territorio. Il limite, per dirlo ancora una volta, lo definisce. E quindi questa frontiera è il prodotto di una forma di territorialità politica moderna. Perché dico questo? Dico questo perché per lungo tempo il limite, il confine, non era veramente demarcato, non era definito linearmente, era piuttosto simile a uno spazio vago, a una terra di nessuno, situata tra due o più territori. Per le società tradizionali, oltrepassare il limite era un gesto che richiedeva una grande forza e un grande coraggio, no? Perché si lasciavano i segni di una cultura conosciuta per incontrare i segni di una cultura assolutamente sconosciuta, quindi terreno pericoloso, difficilmente decifrabile, no? Quindi c'era in tutte le comunità questo dualismo legato all'umland del villaggio e alla natura pericolosa di ciò che si poteva trovare oltre. Poi nel periodo feudale le relazioni di sangue, le alleanze erano più importanti dei legami territoriali, quindi il limite era questa marca, una porzione di territorio situata in margine dell'impero, magari anche zona di negoziazione e di discussione, ma non definita in modo preciso, in modo lineare. Ci sarebbe un altro esempio che si potrebbe portare, è quello della storia americana, quindi la frontiera del West, no? Che è un limite che avanza in modo abbastanza indeterminato sul territorio, secondo la famosa tesi di Turner, Frederick Turner. Questa frontiera americana avrebbe forgiato l'identità, no, americana stessa. Comunque viene dichiarata conclusa sul finire dell'Ottocento, nel 1893. E allora, sempre per riprendere qualche elemento, scusatemi se sono un po' pedante, ma mi sembra comunque interessante riflettere su queste dimensioni, se per molto tempo le frontiere sono state zonali, sarà il progetto dello Stato moderno, che si disegna a partire dal XV-XVI secolo, che porterà con sé un nuovo tipo di frontiera, la frontiera lineare, e si fa risalire la nascita della frontiera moderna al trattato di Campoformio, concordato tra Austria e Francia, siamo sul finire del Settecento, e poco prima i trattati di Vestfalia, poco prima, diciamo nel 1648, quindi qualche anno prima, i trattati di Vestfalia definiranno le basi di quelle che diventeranno poi le moderne relazioni internazionali, e fonderanno giuridicamente la sovranità statale secondo il principio di cuius regio, eius religio: i sudditi devono seguire la religione del proprio governante. Quindi un sistema di stati indipendenti che si astenevano dalla reciproca interferenza negli affari interni, e quindi è un nuovo sistema di relazioni internazionali che si è protratto e che per certi versi è ancora presente oggi. E poi c'è un aspetto, a mio modo di vedere, estremamente importante, perché senza carta nessuna frontiera. Cosa intendo dire?
Intendo dire che la cartografia, il catasto, quindi la proprietà della terra e la sua rappresentazione cartografica, hanno svolto un ruolo importante nella territorializzazione dello Stato. La linearizzazione della frontiera viene in stretta relazione anche con la cartografia, ma la cartografia è matematica, è geometria, sono tecniche definite per stabilire i tracciati con precisione. Qui potremmo ricordare brevemente, ma è un tema estremamente interessante, si potrebbe parlare anche della Svizzera, ma la dinastia dei Cassini, la dinastia dei cartografi veneziani Cassini che si recano in Francia, mi pare siano quattro generazioni di cartografi che iniziano a rappresentare così questo territorio francese e lo fanno con una copertura cartografica completa valendosi della trigonometria, della triangolazione, un'operazione imponente, no? È un'operazione che però permette non solo di definire in modo preciso il territorio dello Stato, magari anche le gerarchie tra i centri urbani, di portare un nuovo linguaggio di rappresentazione, ma anche un modo per definire il territorio dello Stato e le sue frontiere. Sempre in questo rapidissimo, e mi scuso, excursus, no? Cerco di mostrare come nasce questa frontiera moderna, vale forse la pena ricordare una figura, la figura di Ratzel, Friedrich Ratzel, che i colleghi presenti sanno essere uno dei padri della geografia moderna e forse uno degli studiosi, degli intellettuali che ha teorizzato un certo tipo di frontiera. Occorre dire che Ratzel vive e opera in un mondo che è caratterizzato da una visione ancora darwiniana. Ratzel era stato allievo di Haeckel, e magari è un nome che qualcuno può dire qualche cosa. Haeckel è l'inventore, se non della disciplina, perlomeno del termine di ecologia. Quindi la sua visione era un po' questa. E che cosa era la frontiera nella visione di quello che sarebbe poi diventato uno delle figure importanti nella storia della geografia politica? Ecco, la frontiera era l'organo periferico del territorio statale, era portatore della crescita di questo territorio. Perché? Perché lo Stato, nella sua interpretazione, era un organismo vivente sempre alla ricerca di uno spazio di vita e di nuove possibilità di espansione. Quindi la frontiera come elemento mobile. Poi dopo sappiamo che cosa è successo di questa visione del mondo e come questa è stata applicata dal nazionalsocialismo tedesco. Non era presumibilmente nelle intenzioni di Ratzel di avere così una visione, tra virgolette, imperialista dell'idea di Stato e delle sue frontiere, no? Si stanno creando le frontiere moderne, ma certo che il continente europeo è un grande laboratorio, no? Un museo e un laboratorio delle frontiere, dicevano Paul Guichonnet e Claude Rafestin nel loro libro del 74, Geografie de frontières, che ha detto per inciso sono riuscito a procurarmi proprio in questi giorni, perché naturalmente è un libro introvabile. Ecco, quindi è in Europa che nasce questa concezione della frontiera e che sulla scia delle dinamiche coloniali, imperiali, eccetera, viene esportata, o forse sarebbe meglio dire viene imposta nei vari continenti. Ecco, quindi, insomma, la nostra frontiera che cosa è? È la proiezione di un dispositivo geometrico sulla superficie della Terra, non nasce dalla topografia, è un atto politico, è una proiezione di un potere, la proiezione sulla faccia della terra di un potere. Questa è una prima conclusione, perlomeno, di questa parte della mia relazione.
È vero che lo spazio fisico può svolgere un ruolo, magari lo vediamo tra un attimo, però il termine frontiera naturale è un termine completamente errato, completamente sbagliato. La frontiera è il prodotto di una relazione, non esiste una frontiera naturale. Al massimo esistono elementi del mondo naturale che vengono utilizzati per demarcare poi la frontiera, il confine. E come si costruisce questo confine? Ci sono alcune fasi che i geografi, i cartografi, il potere quindi segue nella costruzione della frontiera. Viene prima definita, no? La frontiera è il risultato di negoziazioni tra stati, quando non è naturalmente il risultato di una conquista e dell'uso della forza. Ci si avvale di carte a piccola scala in questa fase e poi viene delimitata la frontiera. Cartografi, geografi si avvalgono di carte a scala media e fotografie aeree e quindi si entra in una fase più operativa, si costruisce il confine, si demarca il confine. Ci sono dei segni sul territorio, a volte non sono visibili. Prima abbiamo visitato la bella mostra del Museo Etnografico. La mostra del Museo Etnografico si apre con la ramina, no? E quindi è un segno tangibile della presenza, della demarcazione della frontiera, che è un'opera complessa, è un'opera che richiede soldi e richiede anche tempo. Quindi la frontiera è pronta e è pronta per essere gestita. A proposito dei tracciati delle frontiere, appunto, possiamo dire che poi ci si avvale di supporti idrografici piuttosto che di configurazioni orografiche, di linee di cresta, linee di spartiacque. A volte, no, il caso africano è un caso esemplificativo per la storia delle frontiere, no? A volte sono delle semplici, come sappiamo, sono delle semplici linee astronomiche, delle linee geometriche, dei paralleli, dei meridiani, che sono disegnate su una carta, come era avvenuto nel caso del congresso di Berlino, quel momento che stabilirà la spartizione del continente africano. Ecco, comunque la nostra frontiera è un dispositivo che deve essere amministrato, deve essere fatto funzionare sulla base del diritto nazionale, sulla base delle specifiche relazioni che vigono tra due o più paesi in un determinato momento. È un oggetto presente sul territorio, a volte visibile, a volte meno, che inizia a generare tutta una serie di effetti e inizia a svolgere le sue funzioni. Quindi sì, giusto dire che la frontiera è un dispositivo, è uno spazio, è un territorio, è un elemento che opera. È un elemento operativo, uno strumento, una risorsa che viene utilizzata per svolgere determinate funzioni. Beh, oggi questa frontiera, e cominciamo magari a dire qualche cosa sul tema come cambiano le frontiere, oggi quelle funzioni tradizionali delle frontiere vengono messe sempre più in discussione, sono sollecitate, sono interpellate. Le funzioni legali, cioè quelle che definiscono l'area entro la quale si applica il diritto positivo di uno Stato e all'interno della quale operano le sue istituzioni, è in parte erosa dagli organismi internazionali, è in parte messa in discussione dagli organismi internazionali. Quelle militari, beh, a parte certe realtà, no, ma le funzioni militari, certo, mantengono il loro senso in presenza di conflitti di tipo tradizionale. Quelle ideologiche, cioè che stabiliscono la presenza, il limite di diffusione di una certa ideologia,
negli anni della guerra fredda, certo, Cortina di Ferro era un esempio perfetto. La sparizione della Cortina di Ferro o di altre situazioni analoghe ha magari messo in discussione questa dimensione. Le funzioni fiscali, qui forse la cosa è un po' più delicata, cioè quelle funzioni che impongono tasse ai prodotti stranieri, che creano barriere tariffarie per difendere il mercato nazionale, si pensava stessero diventando obsolete. Sotto la spinta del liberalismo economico forse ora stanno riprendendo vigore, e quelle di controllo che sorvegliano le persone al momento in cui varcano il confine, qui si può discutere. Se pensiamo al caso europeo, sono state spostate verso l'esterno, in altri casi le funzioni di controllo sono state rafforzate. Comunque la nostra frontiera è, l'abbiamo detto a più riprese, è uno spazio percepito, abbiamo detto che è uno spazio percepito e vissuto. E qui vorrei leggervi un brevissimo passaggio tratto da Specie di spazi, no? Un libro degli anni 70 di Perec, il quale ci dice che cosa è una frontiera, che cosa significa oltrepassare una frontiera anche nella quotidianità, perché in fondo noi abitiamo in una regione di frontiera, e la frontiera la conosciamo anche attraverso la quotidianità. Oltrepassare una frontiera è sempre qualcosa di commovente, un limite immaginario materializzato da una barriera di legno che tra l'altro non è mai proprio sulla linea che dovrebbe rappresentare, ma a qualche decina o centinaio di metri al di qua o al di là. Basta per cambiare tutto, perfino il paesaggio. È la stessa aria, siamo d'accordo, la stessa terra, ma la strada non è esattamente uguale. La grafia dei cartelli stradali cambia, le panetterie non corrispondono più esattamente a quello che ancora un attimo prima chiamavamo panetteria. Il pane non ha più la stessa forma, e io direi non ha più lo stesso gusto. Non si vedono più gli stessi pacchetti vuoti di sigarette qua e là per terra, e poi ci sono degli aspetti che rimangono invarianti e presenti. E questo passaggio secondo me è straordinario per raccontarci dell'esperienza quotidiana della frontiera, no? Ma la frontiera è anche altro. La frontiera ha a che fare con la geografia economica, potremmo dire, perché là dove esiste una frontiera, seguendo le logiche della rendita differenziale, cioè delle entrate supplementari in relazione alla situazione geografica di una certa attività e della rendita di posizioni, lungo la frontiera si concentreranno determinate attività, sarà magari la spedizione, i trasporti, la logistica, le attività produttive a forte intensità, servizi di intermediazione e via dicendo. Poi ogni regione di frontiera ha una sua specificità. La frontiera dei tre paesi tra il Paraguay, l'Argentina e il Brasile ha una sua caratteristica anche dal punto di vista economico, no? È una regione di frontiera con dei flussi molto, molto intensi, che naturalmente non è questa immagine che rappresenta il Mendrisiotto, come avete visto molto bene, visto da sud. Questa è un'immagine dal valore didattico straordinario, no? Siamo al confine tra gli Stati Uniti e il Messico, e qui, a parte questa differenziazione legata alla dimensione paesaggistica e all'organizzazione territoriale, qui esistono da anni quelle imprese che vengono chiamate, e forse lo sapete, che vengono chiamate maquiladoras, e che sono manifatture che dispongono di franchigie legali, esonero di diritti doganali. Insomma, in poche parole, si montano in Messico pezzi importati dagli Stati Uniti per poi riesportarli di nuovo negli Stati Uniti, e in genere sono merci caratterizzate dalla forte intensità di lavoro, con una forte presenza di manodopera, magari femminile. Sono attività, per esempio, legate all'abbigliamento, alla costruzione di pezzi di automobili, elettroniche, eccetera. Quindi qui sono delle relazioni chiaramente asimmetriche che si vengono a disegnare, no?
Ecco, è facile capire che in funzione del fatto che ci si trovi davanti a un certo tipo di frontiera, no, questa era la tipologia che aveva proposto Remigio Ratti al momento qualche anno fa della realizzazione del libro sulle frontiere, frontiera barriera, filtro, zona di contatto, frontiera barriera, quindi in funzione della tipologia di frontiera incontriamo delle situazioni molto, molto diverse. Ecco, se volete... Fin qui è la teoria classica della frontiera. Io ho cercato di sviluppare un po' il tema, perché poi mi sono anche divertito a ragionare su questa faccenda delle frontiere, e abbiamo detto e sappiamo che le frontiere si stanno trasformando profondamente, no? Sia nella forma sia nelle funzioni, e paradossalmente appunto la globalizzazione non ha annullato le frontiere, ma le ha trasformate, le ha diversificate. Sono apparse nuove configurazioni, questi confini adesso sono presenti nella loro diversità, e la frontiera è multisituata, è polimorfa, non è necessariamente contigua, no? Le sue funzioni possono esplicarsi lungo la linea del confine, ma a monte o a valle. Io vi propongo una tipologia, poi magari se abbiamo voglia ne possiamo anche discutere. Vediamo quali sono le frontiere che possiamo trovare facendo una sorta di rapido giro del mondo alla ricerca delle frontiere contemporanee. C'è la forma più triviale della frontiera, che è quella che vuole separare, vuole controllare se non azzerare gli scambi, è la politica dei muri, no? Quella che qualcuno ha chiamato teicopolitica, quindi chiusure, mura, gli esempi li conosciamo e sono numerosi: India, Pakistan, Stati Uniti, Messico dell'era Trump, adesso vedremo cosa succederà in questo caso, Sahara occidentale. Insomma, qualche cosa che rimanda un po' all'incastellamento medievale, quindi alla chiusura, ma è la forma più triviale, forse anche per certi aspetti la meno interessante, no? Cosa sono le frontiere? Sono dei nodi, no? I manuali anglofoni parlano di network barriers. Quindi cosa sono questi nodi, questi punti nella rete globale? Sono porti importanti, magari sono stazioni, magari grandi aeroporti internazionali. Qualcuno si ricorderà, io l'ho visto un paio di anni fa in televisione, mi è ritornato in mente il film di Spielberg, The Terminal, che racconta il periodo di un anno di una persona che è rimasta intrappolata all'interno di un aeroporto per un anno perché non aveva i permessi, perché non poteva uscire, eccetera. Ecco, è una situazione paradossale, ma che rimanda un po' a questa idea di frontiera puntuale. Quindi nelle global cities soprattutto. Poi possono essere isole non solo perché magari situate su isole, ma sono spazi chiusi, sono spazi delimitati. Questa è un'immagine importante, quella della Porta d'Europa, che è questo monumento che si trova a Lampedusa e che è stato realizzato da Mimmo Palladino. Le sue facciate assorbono la luce, la riflettono per dare un segnale a chi viene dal mare. Ma insomma, queste isole, queste frontiere isole sono i vari hotspots che ci possono essere a Lampedusa, a Lesbos, sono enclave recintate, Ceuta e Melilla, territorio exclave spagnola in terra marocchina. Poteva essere quella che è stata a livello urbano la jungle di Calais, no? Quindi questo accampamento in cui vivevano per diverso tempo i migranti che ambivano ad andare in Gran Bretagna. Ecco, potremmo anche mettere in questa categoria delle isole le cosiddette gated communities,
cioè questi quartieri urbani chiusi, securizzati, no? Qui per entrare bisogna mostrare la carta di credito, si potrebbe dire, la negazione assoluta dell'urbanità, perché rappresentano una forma di vita urbana che nega l'idea stessa di città. Ecco, andiamo in avanti, vediamo se ci sono altre situazioni. C'è questa situazione che potremmo chiamare spugna, no? Le spugne che cosa sono? Sono qualche cosa che attira, che assorbe, nel nostro caso sono le aree frontaliere che hanno una forte attrattività. Quindi quello che avviene quando passiamo da un regime frontaliero a un regime transfrontaliero all'interno dell'Unione Europea, ci sono parecchi di questi spazi in cui le relazioni di frontiera sono molto intense e anche presumibilmente interessanti dal punto di vista economico. Le spugne e le pieghe. Le pieghe nel sistema mondo, potremmo dire. Quindi tutte quelle zone a statuto speciale, le zone franche, i territori offshore, i paradisi fiscali, le buffer zone, le zone cuscinetto come la Green Line a Cipro, attraversabile sì, ma pur sempre una frontiera che è ancora lì, no? E che attraversa, oltre che attraversare il territorio di Cipro, attraversa una città tra l'altro straordinaria, bellissima, e la taglia in due, Nicosia, no? Ma potremmo anche evocare Guantanamo, che è un inferno carcerale per i combattenti di Al-Qaeda arrestati in Afghanistan, che anche Biden non riesce a chiudere. Ci sono 47-48 detenuti ancora presenti a Guantanamo. Si era arrivati, se i miei dati sono corretti, a 780 detenuti in questa terra di nessuno giuridica. Finiamo questo percorso evocando le frontiere fantasma. Cosa sono le frontiere fantasma? Sono qualche cosa di simile agli arti fantasma. Se qualcuno ha perso un arto, lo percepisce ancora, no? Dal corpo, il suo corpo lo percepisce ancora, malgrado l'arto non esiste più. Ecco, penso che tra le due Germanie la frontiera che divideva questi due territori è, per certi aspetti, in modo magari anche sempre più ridotto, è ancora leggibile, è ancora percepibile. E se volessimo essere completi potremmo aggiungere un'ultima categoria, i fronti. Che cosa sono i fronti? Prima abbiamo citato l'espansione americana della frontiera, ecco, è qualche cosa di simile, cioè un'occupazione progressiva che avanza. Penso che il caso dell'Amazzonia sia pertinente per testimoniare di questa situazione. Quindi sono degli spazi in movimento, no? Ecco, quindi queste, secondo il mio parere, sono le forme che assume la frontierizzazione del mondo contemporaneo. Penso di avere ancora un attimo per concludere, perché se i miei calcoli sono giusti, sono 35 minuti che sto dicendo delle cose, spero possano interessarvi, ma vediamo di aggiungere un ulteriore tassello che poi verrà sviluppato in modo estremamente interessante da chi parlerà tra poco da questo scranno. Perché c'è un tema, insomma, no? La frontiera è oggi sempre più tecnologia. La frontiera viene gestita attraverso gli strumenti tecnologici più efficaci, più avanzati, efficaci naturalmente per le logiche della frontiera stessa, no? Sono dispositivi di controllo, di pattugliamento, vabbè, tutto sommato classico, i droni sono oggi molto presenti, ma anche sensori termici, rivelatori del battito cardiaco, tecniche biometriche, elettroniche
Persino, come succede da poco lungo il fiume Evros tra la Turchia e la Grecia, sono cannoni sonori che sparano dei rumori corrispondenti ai decibel che emette un aereo jet in partenza, e tutto questo naturalmente per dissuadere i migranti a attraversare la frontiera greca. Quindi la frontiera è un dispositivo sempre più tecnologicizzato, sempre più smart, no? Per utilizzare un termine alla moda, e naturalmente è un grande affare per chi produce gli strumenti che ho evocato poc'anzi. A quanto pare un mercato di $21,000 nell'ambito della produzione di strumenti per la frontiera. Però, per concludere, io vorrei proporre un'altra lettura, perché, come dicevo, ho presentato alcuni elementi della teoria classica della frontiera, ma all'interno degli studi della frontiera contemporanei oggi si stanno aprendo nuove piste estremamente interessanti, e la nuova lettura della frontiera passa attraverso la fragilità del corpo, perché è un dato che si attraversa la frontiera attraverso il proprio corpo, si muore a volte per attraversare una frontiera. Abbiamo sentito in questi giorni del caso di questo giovane, mi pare tunisino, che è rimasto fulminato sul tetto di un tilo a Chiasso. Ecco, quindi effettivamente c'è questa dimensione drammatica legata alla presenza della frontiera, e la frontiera è un dispositivo che incide profondamente sulla dimensione corporea. Il potere e la violenza della frontiera viene esercitato sui corpi di chi la transita. È il tema della biopolitica, che era stato introdotto negli anni 70 dal filosofo Michel Foucault, che ha preso adesso nuovi, come dire, nuove dimensioni, nuovi arricchimenti, no? Un'operazione interessante qui, ne possiamo anche discutere, un'operazione interessante è stata condotta da un'equipe pluridisciplinare di architetti del paesaggio, cineasti, scultori, che ha percorso in un paio di occasioni negli ultimi due anni, poi c'è stata la pandemia in mezzo, ma ha percorso il confine della Svizzera con un camion allestito come atelier, e in diversi luoghi, tra cui anche a Chiasso, al Monte Ceneri, per quanto riguarda il Ticino, ma in diversi luoghi di frontiera, lungo la frontiera del nostro paese, ha proposto processi partecipativi, ha intervistato abitanti, ha realizzato schizzi, video, ha realizzato dei modelli, dei veri e propri modelli architettonici. Quello che è uscito da questo lavoro imponente, perché dietro effettivamente c'è stata una vera e propria ricerca, quello che è uscito è questo Ore Experience on the Border, come prodotto esposto al padiglione svizzero della Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, che è tuttora in corso, e quello che vedete è quello che vedete qua. Quindi questa operazione ha messo in luce le dimensioni certo politiche classiche, ma anche tutta una serie di temi poetici legati al vissuto estremamente interessanti. Poi qui si può discutere, gli architetti probabilmente mi diranno che sto dicendo una castroneria, ma il risultato tutto sommato è deludente, cioè c'è stato un grosso lavoro per una messa in scena che forse io non ho capito a sufficienza. Però è un'operazione estremamente interessante, e Pro Helvetia ha fatto bene a finanziare questo progetto per il padiglione svizzero della Biennale di Architettura. L'iraniano Sharam Khosravi ha scritto una toccante, quella che ha chiamato toccante autoetnografia del confine,
in questo bel libro tradotto in italiano nel 2019, ma la versione originale di qualche anno prima, e lui ha fatto del suo corpo uno strumento di analisi, proprio uno strumento di analisi della frontiera. E quindi racconta questo lungo periplo, partito dal suo paese, arrivato poi a Stoccolma, dove oggi è, alla fine del viaggio, dove oggi è professore di antropologia sociale, ma è passato dall'Afghanistan, dal Pakistan, dall'India, fino al campo profughi di Kiruna, per l'appunto in Svezia, e quindi ha utilizzato il proprio corpo come esercizio, come fonte per l'analisi delle forme e del senso dei confini. Quindi è un contributo a mio modo estremamente interessante. Quindi effettivamente, come già dicevo, ogni individuo vive la frontiera attraverso il proprio corpo, ma la vive in modo differente. A seconda del tipo di passaporto si può avere accesso a pochi o a molti paesi, si può attraversare la frontiera percorrendo una corsia preferenziale o con una grande sofferenza in modo magari clandestino. Ecco, quindi questo tema non lo sviluppo, ma lo evoco, questo tema del rapporto tra corpo e frontiera. Juliette poi ci parlerà di questo attraverso uno studio, un'esperienza quasi etnografica che lei ha fatto nel territorio ginevrino. Questa questione ha preso, come dire, ha acquisito visibilità con la pandemia, che ci ha permesso di rileggere proprio il tema della frontierizzazione, no? Angelo Turco aveva parlato di la pandemia come ambiente di apprendimento, cioè un qualche cosa che ci ha gettato una nuova luce su tanti aspetti della nostra vita sociale e quindi anche sulla nostra vita legata al territorio. Le frontiere sono naturalmente diventate visibili nuovamente, e la prossemica, dunque lo studio delle distanze tra gli individui, come era stata così introdotta parecchi decenni fa da un antropologo canadese, insomma questa prossemica è stata messa in discussione. Anzi, l'idea stessa di città, no, basata su un sistema di strette relazioni, è stata messa in discussione. Non approfondisco, anche perché non abbiamo ancora terminato questa serata, ma concludo ribadendo che la frontiera è un straordinario laboratorio. È uno straordinario laboratorio che ci permette di mettere in evidenza, di studiare, di analizzare tutta una serie di dinamiche legate a fenomeni di ordine sociale, economico, culturale, identitario, una sorta di grande cartina di tornasole, no? E dal punto di vista della teoria della frontiera mi pare interessante sottolineare il fatto che questo ha fatto dei passi in avanti, no? Da un'analisi di tipo strettamente politico, istituzionale, alla lettura, a una lettura di un'organizzazione geografica regionale, ha oggi integrato la dimensione del vissuto, e la frontiera letta in questo modo ci rimanda al corpo, che fonda le condizioni di possibilità delle nostre vite e di chi è confrontato con le frontiere. Ecco, proprio per concludere, vorrei dire che non è per nulla detto che questi limiti devono naturalizzarsi, non è per nulla detto che debbano cristallizzarsi, diventare eterni. Le frontiere sono necessarie, i limiti sono necessari, però in alcuni casi occorrerebbe probabilmente riesaminare la loro natura, definirla diversamente, no? C'è anche la frontiera come spazio pubblico, e là dove queste frontiere sono opprimenti occorre immaginare una nuova architettura del confine. Io direi che con questa considerazione penso di essere rimasto precisamente nei 45 minuti che mi sono stati attribuiti, quindi io concludo, ringrazio e passo più che volentieri la parola a Marc, che introdurrà Juliette.
Ah, Graziella, mi scuso, Graziella. Ecco, 2 minuti per presentare la prossima relatrice, Juliette Fall, che è professoressa ordinaria all'Università di Ginevra, al Dipartimento Geografia e Ambiente. Dopo la licenza in Scienze Economiche, menzione Geografia nel 97, ha ottenuto un Master in Cambiamenti Ambientali e Management all'Università di Oxford nel 98 e sostenuto una tesi di dottorato all'Università di Ginevra nel 2003. Dopo alcuni soggiorni scientifici nelle università di Durham, di Vancouver in Canada e di Los Angeles e la nomina nel 2007 all'Università di Ginevra, ha effettuato dei soggiorni accademici, uno a Pisa, alla Scuola Superiore di Sant'Anna. Le sue ricerche riguardano prettamente la geografia politica, i limiti e i discorsi sulle frontiere politiche, gli spazi protetti e la cooperazione transfrontaliera in ambito ambientale, realizzando anche documentari scientifici e fumetti, anche coi suoi allievi a Ginevra. Numerose le sue pubblicazioni, gli articoli più recenti si trovano in prestigiose riviste come International Journal of Critical Geography, un articolo del 2021, in Political Geography del 2020 e in Geografica Elvetica. Se il confine e la frontiera sono i luoghi di incontro con l'altro, interessante il suo lavoro che ha fatto durante la pandemia per osservare che cosa succedeva alle frontiere attorno a Ginevra. Prego, Juliette. Allora, grazie tanto per questa presentazione. Allora, io vi parlo di un po' di questa scala personale, questa scala del corpo, ma per un po' prendere un esempio che abbiamo tutti vissuti, di quella chiusura dei confini svizzeri, un po' per pensare a queste scale geografiche, come si può passare di questa scala del corpo a qualcosa di più largo. Dunque, io vi parlo di questo piccolo pezzo della Svizzera, che è il cantone di Ginevra, un po' per interrogare quest'idea del mondo senza confine, che abbiamo vissuto assolutamente il contrario in questi mesi. E dunque questo pezzo di frontiera, no, questi piccoli marcatori che si trova sul territorio, che in questo caso è il confine della Svizzera con la Francia. Dunque, per me riflettere su un confine è veramente stato qualcosa di molto personale, e anche parlerò un po' di come fare ricerche in questi tempi straordinari, dove si deve un po' inventare in modo nuovo come fare lavoro sul terreno. E dunque veramente pensare anche a questi confini come linea di vita, come territorio di vita. Dunque, per me questo lockdown è stato veramente anche un momento per pensare anche all'integrità dei nostri corpi. E dunque stasera parlerò un po' di tre cose: questi confini chiusi, e come un po' io ho provato a lavorare, a fare ricerche su questo tema. Il secondo tema sarà quest'idea della sicurezza, per andare oltre quell'idea che la sicurezza dello Stato si fa a livello internazionale, per piuttosto ripensare a questa nozione della sicurezza anche del proprio corpo, come si costruisce una nuova idea della sicurezza. E poi un po' più prendere questo esempio della trasgressione, come si può andare oltre i confini, ma anche oltre il modo di fare ricerche, e veramente per parlare anche di perché finalmente ho fatto un fumetto scientifico che dopo ho pubblicato come relazione scientifica. Dunque parlare
dai corpi, qui quello oximeto, no, che ho usato quando io ho preso il Covid la primavera scorsa, per andare fino a queste chiusure. Dunque qui per esempio una foto della chiusura del confine a Ginevra. Dunque questi nuovi blocchi che sono totalmente che hanno cambiato i nostri paesaggi. Dunque questi confini, dunque qua si vede la piccola mappa del cantone dove dunque si trova precisamente qua sulla foto, per esempio. Dunque questi strani blocchi che da un giorno all'altro, un anno e mezzo fa, sono apparsi nei nostri paesaggi. E mi è veramente venuto nella testa questa definizione, no, che è umoristica, di Ambrose Bierce. Ambrose Bierce ha fatto un dizionario del diavolo, no, per mettere un po' tante parole, per fare delle definizioni un po' strane. Dunque questa idea del confine, che in geografica politica è una linea immaginaria tra due nazioni che separa i diritti immaginari dall'uno dai diritti immaginari dall'altro. E per me questi blocchi che sono apparsi nel territorio, io vivo a Ginevra un po' fuori dalla città, dunque in un paesaggio molto rurale, dove tutte queste piccole strade sono state chiuse con questi blocchi, ma chiaramente si può passare nel campo se si vuole, no? Probabilmente, non so se è stato un po' lo stesso qui. Dunque queste apparizione della linea che non si vedeva più da anni. E dunque è a partire di questa esperienza dell'incontro della linea. Come l'ho incontrata? Chiaramente noi eravamo come tutti a casa, io ho due bambini, un marito a casa, eravamo tutti pazzi e dunque abbiamo preso le biciclette per uscire. E dunque un momento abbiamo trovato in un campo questa barriera, questa è la prima che ho visto veramente con gli occhi, di trovare in mezzo a una zona rurale una chiusura, e una chiusura totalmente improvvisata che da un giorno all'altro è apparsa. E dunque con questo è un po' del materiali che è stato messo insieme. Dunque abbiamo scoperto con le biciclette, con questo momento dell'uscita di casa, no? Eravamo tutti rinchiusi a casa, dunque questo momento di libertà di fare un giretto in bicicletta con i bambini e da un momento all'altro questo incontro con la chiusura. E dunque quel momento di sorpresa, ma anche con questa strana materializzazione molto concreta di questa materialità della frontiera. E dunque è da questo momento che ho riflesso, ho provato di un po' riflettere su questa dimensione molto simbolica di questa chiusura delle frontiere. E dunque con questa messa in scena del potere nel territorio. Dunque queste erano nelle zone rurali, a Ginevra. Ginevra è una città totalmente come Chiasso, no? Che è veramente su un confine, dunque tutto una parte della città è in Francia. E su questa è una strada fatta per la bicicletta, una strada bellissima, che è una linea verde per andare dalla Svizzera alla dalla Francia con la bicicletta, che è stata chiusa così, che per me avevo in mente questa chiusura di Berlino in questi primi giorni, no, prima che hanno fatto il muro c'era questa improvvisazione, e Ginevra sembrava veramente come Berlino nei primi giorni, no, con delle materiali un po' assemblato così mettere in scena questa chiusura. E dunque per me è stata veramente anche un'esperienza molto visuale, no? Perché c'era questa messa in scena della chiusura. E dunque è da questo momento che mi sono detta che ok, provo prima a fotografiare, a fare un po' un archivio personale di queste gite in bicicletta, che dopo infatti abbiamo fatto più o meno ogni giorno per un mese o due mesi. Ok, dunque sappiamo un po' tutto, è la storia, non è nuovo per noi svizzeri. Ecco, e dunque è da questa idea di queste foto
Ho pensato forse, ok, io le avevo messo su Twitter, su Facebook, no? Ma poi ho pensato, ok, forse faccio qualcosa come un racconto, ma non per fare una teoria finita, una teoria grande che posso come grande professore spiegare agli altri, ma piuttosto per trovare un modo di scrivere che racconta anche questo modo un po' improvvisato, un po' diverso, come si può pensare una crisi nel mezzo della crisi. E dunque ho finalmente avuto quest'idea di fare un fumetto, ma che racconta qualcosa che è piuttosto per un pubblico che è accademico, i colleghi, o anche per un pubblico un po' diverso. E dunque ho scritto questo fumetto che si chiama Fenced In, dunque rinchiusi, no? con le barriere. Ecco, l'ho pubblicato in una rivista scientifica. Molto, molto seria, no? Dunque è stata anche una bella cosa che per la prima volta hanno accettato un fumetto come discorso scientifico, come una vera scrittura scientifica. E dunque l'ho fatto con questo modo, dunque è liberamente, si può prenderla, non c'è un firewall, no? Un paywall. Dunque ho fatto con questo, dunque da foto, non è disegnato a mano, è fatto dalle mie foto, da questa esperienza etnografica, e dunque ho scelto anche di mettere in scena la famiglia, l'esperienza diversa dei membri della mia famiglia, ma con questo trattamento dell'immagine per dare questo colore un po' fiziolale, no? Non per fare un'etnografia che sarebbe come un reportage serio, ma per avere un'estetica un po' diversa. E dunque per me era molto interessante di riflettere un po' su questa chiusura, questo ritorno dello Stato che si mette in scena come fonte di potere. E veramente di giocare con questo lavoro fotografico su questa messa in scena, scegliendo piccoli dettagli di veramente di questo momento strano, anche per capire per me stessa cosa succedeva. E dunque ho provato di scrivere una certa geopolitica del quotidiano della famiglia, ma anche che è scritto in una grande tragedia o un grande evento anche mondiale. Dunque per riflettere un po' sull'impotenza, anche che sul potere, sulla fragilità dei confini, sulla fragilità dei corpi, perché chiaramente non c'era niente di naturale in questi confini, chiaramente qualcosa che riscrive nella materialità delle dimensioni simboliche di questi confini, come ha parlato di maniera bellissima mio collega. E dunque questa scrittura nei corpi, nei paesaggi di questo momento storico. E quello che mi interessava molto era quella natura molto improvvisata di questi confini, di queste barriere, l'idea che gli oggetti, un nastro, no, che è stato preso, questo la mobilierno, che è un'assicurazione, qualcuno quando faceva questa barriera ha preso così molte piccole cose, si trova anche pezzi di legno, pezzo di tante cose che sono assemblate per mettere in scena, dunque un modo molto strano di recuperare, di improvvisare questo confine con una strana violenza, ma che anche rimane molto, molto assurda, dunque veramente qualcosa di strano. Dunque ho veramente un po' lavorato con lo sguardo di trovare questi momenti improvvisati. Per esempio qui, questo è a Sorral, qualcuno aveva preso un gesso rosa per,
mettere veramente sulla strada dove la linea giusta, la vera linea si trova. Non so se è qualcuno che l'ha disegnato, no? con questi piccoli pezzi, no? Che si vede su della foto che ho mostrato, questi marcatori, no? Si può sempre trovare un marcatore e l'altro. Forse qualcuno ha preso il gesso prima di mettere i blocchi, forse qualcuno l'ha fatto dopo, non so. Tutti questi piccoli momenti di costruzione di frontiere e di confini. Dunque un po' giocare con questa identificazione, con la linea vera, ma anche con questo modo molto, molto simbolico del confine. E veramente ho fatto delle foto come quella che mi piace molto, che è veramente nel mezzo di un campo. Qualcuno, dunque la polizia, perché a Ginevra sono i poliziotti del cantone di Ginevra che hanno messi questi blocchi, qualcuno ha fatto con un trattore attraverso questo campo immenso per mettere questo blocco. E per me veramente questa messa in scena era straordinario. E dunque con le nostre gite in bicicletta abbiamo sempre provato a trovare questi luoghi che sono in questo paese rurale per vedere come le persone hanno fatto per mettere questi marcatori sul terreno, no? Che veramente, se abbiamo in mente quella definizione di Ambrose Bierce, queste linee immaginarie, questi diritti immaginari, sono veramente una foto interessante per mettere un po' in scena questa scelta. E poi in questi strani tempi c'era anche questa instabilità di questi confini. A Ginevra le regole cambiano da una settimana all'altra, questi sono tutti i luoghi di passaggio dove si poteva passare a marzo 2020, no? E poi non si poteva, e poi certi luoghi sono aperti di giorno, chiuse la fin settimana, aperta, chiusa di notte. Dunque questa durezza della linea che era chiusa, c'era ancora questa instabilità permanente che cambiava tra la notte e giorno, cambiava tra un giorno e l'altro, tra una settimana e un altro. Questo confine che diviene veramente un filtro, ma un filtro che cambia sempre. E dunque queste materialità anche che ha una propria storia. Questo è il confine chiuso, e quando hanno riaperto questi blocchi sono rimasti e ci sono ancora ora. Dunque c'è anche una materialità del ricordo di queste chiusure che rimane sul territorio. E dunque io ritorno in questi luoghi e continuo a fare delle foto per vedere come questa materialità cambia da una settimana, da un mese all'altro. Anche perché per me è ricordare questo momento strano, ma anche un po' illustrare i cambiamenti, perché non sappiamo verso che cosa andiamo, no? Dunque per me è anche stato un ricordo materiale di questi momenti strani, ma momenti strani che continuano, non è che la storia è chiusa. E dunque sempre, no? In questi mesi si legge il giornale per sapere come cambia, se queste incertezze continuano. Dunque, ecco, questo funziona della frontiera, funzione di controllo. E dunque queste nuove architette, questi blocchi che sono a Sokal, che aspettano, no? C'è un sacco di questi blocchi. E ho parlato con un poliziotto alcune settimane fa e loro hanno ancora un archivio di dove sono questi blocchi, perché non si sa mai se un giorno ne abbiamo bisogno di nuovo. Dunque c'è veramente questa storia della materialità della chiusura che continua. E quello che mi sembra anche interessante è che questi blocchi sono un po' questa nuova architettura del terrore, no? Che si trova anche nella città, che si usa per chiudere una strada o mettere intorno alla sinagoga, no? Perché sono questi blocchi che servono a tante cose nelle nostre nuove paesaggi del terrore della pandemia, ma anche del terrorismo.
E dunque in queste strane storie, questi territori di vita hanno queste scale diverse dalla chiusura nelle case che abbiamo vissuto nel primo lockdown a questi territori dove si può andare a Ginevra, probabilmente che è lo stesso qui con l'Italia. Noi a un certo punto, momento potevamo andare a 10 chilometri, poi a 30 chilometri, ora con il Covid passa ancora diverso. Dunque queste scale geografiche, perché questa crisi è veramente stata una crisi anche di scale geografico, di diritti e di non diritti di spostarsi. E anche la Svizzera, che è stata molto diversa dall'Italia, dove tutto il territorio si poteva andare, non era sconsigliato ma si poteva ancora, piuttosto che in Italia dove c'era questa limita di spostamento. E dunque questa crisi è stata una crisi anche di queste scale geografiche, con un cambiamento su cosa vuol dire spostarsi, cosa vuol dire avere il diritto di spostarsi o di non spostarsi. E dunque chiaramente in queste storie la questione del privilegio, la questione del corpo, abbiamo sempre diritti diversi, i corpi hanno diritti diversi. E questo il tema della sicurezza, che è il mio secondo tema. Dunque sicurezza, ma anche insicurezza dei corpi. Chiaramente una pandemia è il problema, è che uccide certi corpi. E dunque questo tema della sicurezza è stato molto molto importante in tutto questo periodo. E anche questa foto non si vede tanto bene, ma infatti dalle due parti ci sono dei pezzi di legno, no? che sono stata, non so da chi, ma messa per veramente chiudere. E guardando queste strane costruzioni che continua un po' nei boschi dai due lati, mi sembrava veramente come quando i miei bambini giocano nei boschi e che si costruiscono case, no? Con legno, che fanno fare delle case nei boschi, un'attività che gli piacciono molto. E qui era un po' così, no? Di come se la Svizzera si chiudeva, si costruisce una casa sicura, dove essere al sicuro. Anche se chiaramente sappiamo che il problema non è l'estero, il problema con la pandemia è il corpo accanto al tuo, che non è necessariamente, chiaramente non necessariamente un corpo di un straniero. E dunque ho usato anche poco a poco molte letterature femministe sul tema della sicurezza, perché c'è una riflessione da lungo tempo per andare oltre questo discorso di militare, no? Sulla sicurezza, che la sicurezza non ha niente a vedere solo con l'esercito, ma piuttosto con un tema molto più largo. Perché questa messa in scena della sicurezza dello Stato è stato anche legato a una militarizzazione, no? L'esercito svizzero è stato mobilizzato, che non è stato fatto dalla Seconda Guerra Mondiale. Dunque c'era questa messa in scena anche di questa militarizzazione. Dunque qui un soldato giovanissimo a Ginevra che aspettava tutto il giorno per fare niente, ma anche per dare quest'idea, no, del controllo. E anche qui chiaramente c'è questa messa in scena, dunque mi sono ispirata anche della letteratura femminista sulla mascolinità, sul legame tra mascolinità e esercito e tutti questi discorsi, dunque, che veicolano anche un altro immaginario del confine, della sicurezza. Perché quello che mi sembrava interessante anche in questi temi è questo legame storico tra il corpo dell'umano e il corpo della nazione, no? Helvetia, per esempio, è il simbolo della Svizzera, che è un corpo femminile, e dunque c'è questo gioco di scale tra il corpo umano e il corpo dello Stato, che è uno legame simbolico fatto da lungo. Ma anche per ragionare un po' su questo tema della sicurezza, dell'insicurezza, perché i nostri corpi erano qualcosa che col quale si gestisce questa
pericolo, no? Anche con le mascherine, ho fatto una mascherina con una mappa, no? E dunque per me queste frontiere, queste messe in scena della frontiera, del confine materializzato, è stato quasi come un talismano, no? con quella dimensione un po' magica di proteggersi con quasi quei riti quasi religiosi, no? di proteggersi con questi blocchi, che più o meno è diventato per me una fonte veramente di interrogazione. Chi siamo che abbiamo bisogno di chiudere questi campi con questi blocchi? Cosa dice di noi, di noi come umani, ma anche come cittadini? E tutte queste nuove pratiche che ora conosciamo bene, no? di sicurezza del corpo, ma anche di che partecipa a creare questa sicurezza dello Stato. E sicurezza dello Stato che, per esempio, è incarnato nel corpo del come si dice? Grazie, ecco. Lui è quello che, ecco, che lui è il lavoratore che incarna lo Stato, ma che anche lui è un lavoratore vulnerabile che doveva lavorare. Questo era il momento dove non c'erano le mascherine, dunque era simbolo del potere, ma anche simbolo del corpo che prendeva rischi che noi non prendevamo perché noi eravamo a casa. Dunque anche di riflettere in immagine su questo legame tra lo scalo del corpo e quello dello Stato. E dunque di trovare modi visibili, con le foto, con questo fumetto, di mettere in scena questo legame tra l'internazionale, questa scala internazionale che si prende in modo un po' astratto, ma che quest'idea del globale è sempre infatti qualcosa di locale, qualcosa in un corpo particolare. E anche questa tematica del corpo mette chiaramente un po' il focus sul fatto che abbiamo tutti corpi diversi, abbiamo tutte esperienze diverse, e che noi eravamo un po' liberi con le nostre biciclette, con un po' di tempo, perché i bambini non erano a scuola, così si fa tutto il giorno, i genitori non potevano lavorare tutto il giorno e lasciare i bambini di fronte a uno schermo. Dunque noi avevamo questo privilegio di questa libertà di movimento. Allo stesso tempo c'erano la crisi negli ospedali, c'erano tutti cittadini che avevano un'esperienza molto molto diversa di questo momento. Dunque era anche un momento per ripensare a questo tema del privilegio e dei corpi molto diversi. Ecco questa immagine della costruzione qui di questa messa in scena della frontiera. Dunque col fumetto che ho provato di giocare con queste immagini dei luoghi per poi un po' sviluppare questi diversi temi, come il tema dello spazio domestico, dello spazio dello Stato che diviene uno spazio domestico, lo spazio domestico che è un po' era presentato come lo spazio della sicurezza, dove si può sopravvivere a questa crisi rimanendo a casa. E dunque per esempio con questa pagina del fumetto con un'osservazione di tutti questi dettagli di questa costruzione totalmente improvvisata con legno di questi frontieri. E per me era veramente anche stata un'esperienza per un po' capire cosa succede in questi momenti strani. Dunque, allo stesso tempo era una ricerca diventata progressivamente una ricerca professionale, scientifica, anche se all'inizio era piuttosto veramente un'esperienza di uscire e un po' fare
fare qualcosa in famiglia, e che anche per me è stata molto interessante capire come ritrovare in queste gite a bicicletta un po' della propria identità di ricercatrice, piuttosto che mamma che prova allo stesso tempo di occuparmi dei bambini, di essere professore su Zoom e poi anche di gestire un po' tutta la quotidianità della crisi. Dunque anche progressivamente di trovare modi di essere qualcuno che fa ricerca in questi momenti di crisi, dove avevo sempre con me questo team di ricerca, un po' per caso, no? Perché eravamo tutti insieme. E dunque per me era stato anche un'esperienza per scrivere diversamente. Dunque qui è il fumetto in inglese, ma infatti era un modo per scrivere diversamente, veramente a partire di questa immagine. Dunque non raccogliere immagini per avere un discorso dopo di solo con le parole, ma veramente per scrivere in modo diverso con le immagini, a partire di queste immagini, per creare spazi sul pagina un po' diversi. Dunque per me è stata anche un'esperienza di trasgressione, non di trasgressione dello spazio vero, perché io questo confine in questi momenti non l'ho mai oltrepassato, psicologicamente era totalmente impossibile. Io veramente ho seguito le regole quasi come una cerimonia religiosa, no? Non si deve, dunque. Ma piuttosto ho fatto delle trasgressioni nel modo di fare il mio mestiere, e dunque di lavorare a partire di questi di queste immagini, di un po' cambiare lo sguardo sulla crisi per farne un'esperienza di ricerca piuttosto che solo di familiare. E dunque progressivamente ho anche veramente dato un po' lo sguardo su questi momenti anche di socializzazione, questi momenti sociali dove queste linee ostili sono progressivamente diventati luoghi anche di incontro. A Ginevra, siccome tanta della popolazione vive in Francia, perché è un po' meno costoso di avere una casa in Francia, tante famiglie sono state tolte in due, perché se non aveva una ragione sufficiente non poteva andare. Dunque questo per esempio è un momento dove una famiglia, dunque è il babbo con il piccolo ragazzo, sono venuti in questo posto che è veramente molto rurale per incontrare i nonni, e dunque questo blocco di cemento da simbolo del potere dello Stato è diventato un tavolo, e hanno fatto un po' piccoli giochi, ognuno da sua parte, ma è diventato un luogo di gioco e di incontro. Dunque per me è stato anche interessante, no, di vedere come la popolazione si organizza per fare queste trasgressioni, per cambiare questi luoghi di violenza in luoghi anche sociali, anche con i momenti rubati. E in queste zone rurali era possibile, perché in città non era possibile. Io ho un amico che vive in Francia, un giorno siamo andati a incontrarsi e non era possibile passare neanche un biscotto, no? Perché c'erano i soldati. E dunque per me è stato interessante anche vedere come ognuno ha trovato modi diversi di resistere. Io sono rimasta dunque a sinistro, molto stupito da questi luoghi, ma i miei bambini qui, la mia figlia, una volta ha preso delle bolle di sapone e ha soffiato le bolle di sapone per fare così, oltrepassare il confine. Dunque questi momenti di poesia, questi momenti sociali, questi momenti di trasgressione per me sono stati un po' veramente momenti di bellissimi, di ricordi bellissimi di come adattarsi a una situazione stranissima. E dunque con queste immagini, e dunque ho provato a scrivere diversamente, a trovare modi di comunicare, di fare un lavoro scientifico in modo diverso.
perché per me anche scrivere con le parole non era possibile. Non era possibile perché psicologicamente era troppo difficile, ma anche perché scrivere un libro di geografia o di teoria richiede questo calma, richiede dei grandi momenti, almeno per me, grandi momenti dove sei sola, dove puoi fare un po' questa riflessione, e che il mondo in questo momento, nella primavera 2020, non era così. E dunque il modo di scrivere con le immagini per me mi è sembrato un modo molto interessante per fare un po' delle cose diversamente. E dunque per avere questa idea di inquadrare, no? di mettere un quadro diverso, e qui è una traduzione un po' brutta di Judith Butler, ma che lei parla molto bene di questo fatto che quando si guarda il mondo, quando si guarda qualcosa, è anche veramente un modo di selezionare un pezzo della realtà. E dunque per me il fumetto che è costruito su quest'idea di creare una serie di quadri, di giocare con questa messa in scena sulla pagina, mi è sembrata molto, molto utile. E anche perché un fumetto, oltre che mi piacciono tanti fumetti e che da anni ho un corso su come fare fumetti per i miei studenti, mi è sembrata interessante perché tutta la comunicazione anche dello Stato è stata molto visuale. Dunque, per esempio, questi poster, no, che abbiamo visto, che ci sono ancora in tutti i colori, secondo che il rosso, crisi un po' meno, sono gialli, e per me è veramente come un fumetto, no? Dunque c'è questa comunicazione in un modo un po' fumettistico che mi sembrava molto adatto a comunicare, perché è anche un linguaggio che avevamo nel paesaggio della crisi. E dunque questo modo di fare fumetto mi permetteva di giocare con lo spazio della pagina. E dunque anche mettere in scena il fatto che la foto della chiusura del confine a Ginevra ci dà in mente ai lettori quest'idea di Berlino o di altri confini che abbiamo tutti vissuto. E anche perché il fumetto ti permette di giocare con spazi, ma anche con tempi. Per esempio, questo incontro col cane, dunque anche in questo luogo assurdo, no? con questi blocchi, questa è una pagina del fumetto, dunque c'è il cane che si vede da lontano, e poi questo cane che viene, dunque la foto ti permette di mettere in scena questo tempo, e poi un dettaglio, ho visto che questo cane... che mi sembrava all'inizio il simbolo di qualcuno che attraversa libero questo confine, infatti aveva un chip GPS sulla collana, e dunque qualcuno, dunque il proprietario, lo guardava a distanza. Dunque anche col fumetto ti permette di mettere in scena diversi momenti, anche che diversi spazi. E dopo questo fumetto ho fatto un altro, che quello World's Vision, che ho disegnato a mano, dunque non con le foto, ma veramente per un po' fare un fumetto teorico su quello che la geografia, cosa la geografia può imparare dal linguaggio visuale del fumetto. E poi anche questo è un altro che ho fatto dopo su un personaggio storico, su questi un po' le controversie sui monumenti. Questo è Karl Vogt, che è un razzista che ha dato il suo nome al mio dipartimento, no? dove c'è il dipartimento di geografia. Unical Vogt, dunque questo è un altro fumetto. Dunque il fatto di fare fumetti ora mi piace tanto, e devo rimettere un po' la scrittura più classica un po' più avanti, perché fare fumetti è forse un po' troppo,
piacevole, no? Dunque, continuo anche a fare delle cose un po' più classiche, ma semmai questi sono anche su internet, se vi interessa. E dunque per me questa esperienza etnografica di fare ricerca intorno a questa tematica del confine mi ha permesso di veramente avere un'esperienza molto concreta di questo gioco di scale dal corpo allo stato, ma anche scoprendo delle diverse possibilità per mettere un po' in scena queste geografie in costruzione che continuano a cambiare le nostre vite, ma anche i nostri paesaggi. E con questa ultima foto, la route du pont de la fin, la strada del ponte della fine che si trova a Ginevra, vi ringrazio. Ecco, e si rimette la mascherina perché siamo tanti bene disciplinati ora. Grazie. Grazie mille, Juliet, anche per averci ricordato l'importanza di narrare la realtà che ci circonda e del quotidiano, quindi non solo il passato, non solo il futuro, ma anche in fondo domani sarà storia quello che abbiamo vissuto l'anno scorso e che stiamo continuando a vivere. Non mi resta che ringraziarvi e invitarvi a un rinfresco che sarà offerto qui di fuori, e buona serata a tutti.